Qui siamo a Pschemmen, siamo davanti a questo gioiello dell'architettura austro-ungarica che oggi è un nodo di speranza, è una magnifica stazione in quella Mitteleuropa che un tempo era un'area multiculturale bellissima, e qui passano i treni che vanno da Leopoli, passano per Pschemmen, Rzeszów fino a Cracovia. È un nodo di speranza in cui si incrociano la disperazione di chi fugge dalla guerra, ma anche la grande reazione umanitaria dei polacchi innanzitutto, ma di persone di tutta Europa che vengono e offrono passaggi, ospitalità in vari paesi d'Europa, in Spagna, Francia, abbiamo gente che viene dall'Estonia, dalla Lituania, ma ripeto, soprattutto dalla Polonia. Adesso guardate questo gioiello dell'architettura, cosa ospita oggi. È veramente un campo di rifugio, un angolo di speranza, che la gente trova un tempo, i piatti caldi e trova aiuto. Ieri sera siamo stati alla chiosca vicino al confine a Korchowa, dove c'era un grande discount, un grande centro commerciale riconvertito in campo profughi, possiamo dire, con 3.000 brandine e almeno 2.000 persone che dormivano, tantissimi bambini, mamme e anziani. Vi aggiornerò più avanti sulle novità di questo punto. Pokaż, jest gościu, czyli sprawdzam, że jedzie bus.